Cari amici, siamo al momento in uno dei posti più belli del mondo. Venite qui a Roma e lo vedrete. Al momento siamo anche reduci della manifestazione dei professionisti. E prima di parlare di cose contingenti, voglio far vedere un libretto di cui consiglio vivamente la lettura, ed è questo. Libretto che mi pregio di regalare a Orazio, con dedica. Dopodiché leggiamo quello che c'è scritto qui dietro. Vi consigliamo l'acquisto, costa poco ed è molto importante avere il Vangelo di Ezra Pound. Adesso leggiamo questi due concetti. Chi non si interessa dei processi economici e monetari è un idiota, non certo un letterato ma un illetterato. Affermare che un paese non può fare questo o quello perché manca il denaro è una menzogna vile e stupida, quanto sarebbe il dire che non si possono costruire le strade perché mancano i chilometri. Questa è una frase eccezionale, importantissima, che vi leggo appunto dal Vangelo di Ezra Pound, che è qui. Lo facciamo vedere di nuovo, va bene? Abbiamo altre pubblicazioni da far vedere, perché consigliamo vivamente i nostri amici se trovano questa qualche copia di questa rivista animalista di qualche decennio fa. Tant'è vero che è questa rivista è il numero Consiglio Direttivo Grande Ufficiale Professore Mariano Rispoli, Vicepresidente Generale Franco Renzi, di famiglia Rispoli, ricordiamoceli. Sì. Tesoriere Luigi Buono, consiglieri, principessa Livia di Spadafora, signora Ille Rispoli, dottor Amedeo Ricci. Rispoli di La Rispoli. C'è il palazzo Rispoli a La Rispoli. Scopo esclusivo della... Scusa, non a La Rispoli, a Cerveteri. Scopo esclusivo dell'associazione è la divulgazione di cognizioni zoofile atte a promuovere un miglioramento delle condizioni di esistenza degli animali. Questo è stato pubblicato nel 1932, anno decimo. La frase che sta sotto all'ingresso qui di questa cosa è una frase che mi piace di leggere, perché è molto ma molto pertinente. Curate gli animali con amore come se fossero uomini, anche perché spesso sono più interessanti. E la frase è di Benito Mussolini, che conosceva gli uomini, soprattutto gli italiani. Peccato che si è fatto fregare pure lui. Detto questo, vogliamo entrare in alcune mistificazioni di questi giorni. Noi abbiamo già detto più di una volta, abbiamo preso in contatto più di una volta, per quanto riguarda la battaglia che questi signori stanno facendo per imporre l'uso dei vaccini. Ora, noi abbiamo detto più di una volta che lo scopo di questo battage su vaccini straconosciuti serve semplicemente per accreditare l'utilizzo di vaccini per malattie inventate. Cioè, loro si fa spesso, adesso porto un altro esempio per chi non riesce a capire, quando qualcuno se la prende con i preti pedofili, in linea di massima la Chiesa dice no, ma Gesù è un uomo molto buono, no, tutti, e noi dobbiamo dire no, a noi ci riguarda il prete pedofilo, non la bontà di Gesù, capito? Che poi è tutto a dimostrare sia stato vero o no. No, a parte quello, ma insomma una frase di questo tipo. E questo è lo stesso. Nessuno, quando si parla di vaccini, perché è un'operazione, è squallidissima operazione di carattere economico-finanziario, perché la redditività di un vaccino è molto superiore alla redditività di qualsiasi altro prodotto farmaceutico. Di qualunque altro prodotto industriale. Esattamente. Perché mentre per tutti gli altri prodotti tu devi convincere l'eventuale acquirente, per quanto riguarda i vaccini basta inventare una nuova malattia
e i ministeri della salute sono costretti ad acquistare i vaccini che poi non vengono utilizzati in 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni di dosi, esattamente, che poi vengono appunto lasciati lì a scadere e dopodiché, siccome sono scaduti, vengono buttati via. L'operazione è questa. E quindi costano anche come smaltimento. Esattamente, posto che li smaltiscono in maniera adeguata e non come hanno fatto anche di recente nel caso specifico di quell'incendio che dicono doloso. Sì, è doloso. Ma da parte di chi? Da parte di chi deteneva, hai capito? Una volta, non molti anni fa, quando incominciarono ad assicurare le attività commerciali, chissà com'è, chissà perché, dopo qualche anno le aziende assicurate andavano in fiamme. Certo. Un flambé. Sì. Un'azienda flambé. Esattamente. Un flamboyant. Flamboyant. Flamboyant, ecco, non mi veniva. È flamboyant come il gotico francese, flamboyant. Alle fiamme. La fiamma, come diceva la figlia di Iorio, la fiamma è bella. Allora, peggio per quei fessi che non si sanno tutelare, perché a questo punto peggio per loro, va bene? Quello che è accaduto e di cui hanno parlato, per modo di dire, no, hanno sottaciuto molto, esattamente, abbondantemente. Non solo, ma hanno fatto un'operazione di mistificazione incredibile. Per cui l'altro giorno c'erano state dichiarazioni ufficiali da parte degli enti che dovevano tutelare la popolazione, dicendo che non si sono trovate tracce di inquinanti. Sì, appunto. Tracce niente meno che di asbesto. Non hanno trovato le tracce di asbesto. O di diossina, peggio ancora. La diossina lì ce n'è a tonnellate. È inutile che dicono che loro... Però no, hanno focalizzato l'attenzione sull'amianto, esatto, che è il minor danno possibile. Esattamente, bravissimo, è stato proprio così. Allora, cari amici, vi diciamo qualche notiziola, è più, ancora più interessante, perché è divertente sta faccenda. È divertente. Circa 20 anni fa accadde una situazione similare. Del tutto casualmente un magistrato scoprì un deposito clandestino di sostanze chimiche molto pericolose nascosto dalle parti di Anzio. Di qui risalì a un qualcosa che era gravissimo e che riguardava quell'ambientazione lì, quell'ambiente. Io fui coinvolto per una serie di ragioni e mi dedicai alla questione per circa un paio d'anni. Cos'era successo? Era successo che invece di smaltire le sostanze tossiche delle industrie farmaceutiche dell'area che noi conosciamo, di quella che... Tipo la Abbott, per no, cioè la Abbott, è tipo la Pfizer e tante altre piccolissime aziende, no, altre piccole medie, loro no, industrie italiane. Certo. Invece di essere smaltiti tutti i rifiuti tossico-nocivi a norma delle leggi vigenti, cioè trasportati nel grande, grandissimo deposito di prodotti tossico-nocivi, mi pare vicino a Vigevano, adesso non ricordo bene la denominazione, ma chi si intende di prodotti tossico-nocivi, di rifiuti tossico-nocivi, lo sa perfettamente. Venivano trasportati nottetempo in località Piana Perina, vicino a Riano Flaminio. Non Rignano Flaminio. No, Riano. 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 Non Rignano sull'Arno. No. Riano. Posto Eridonio. No, ma lì era già pieno di rifiuti. Non c'era bisogno di... Umani. Sì, umani. Non c'era bisogno di mettergliene di più. Pensate che cosa faceva questa gente. C'è qualcuno che abita a Roma, li invito vivamente ad andare a vedere cos'è Piana Perina. Piana Perina è un posto eccezionale dove ci sono le cave di tufo. C'erano una volta. No, ci sono anche adesso. Ci sono queste colline tuface e le cave sono molto semplici, sono delle seghe
automatiche che, partendo da in cima alla collina, tagliano in verticale, in modo tale che ci fanno ovviamente blocchetti di tufo. I blocchetti di tufo. Che cosa facevano questi? Andavano in cima a una di queste cave, lì buttavano i rifiuti tossico-nocivi e li coprivano con la polvere di sfrangia dei tagli del giorno dopo. Era stato tutto completamente coperto. Di tal che quando mi portarono, l'area che era stata coinvolta di questa terribile operazione durata circa una trentina d'anni, era completamente ricoperta ed era rinata del tutto una nuova collina. Tant'è vero che ci saliva sopra con la macchina. La storia è piuttosto lunga e qui ve la riassumo. Praticamente, scoperta questa cosa, denunciati e condannati i responsabili. Allora, i due responsabili erano, uno il trasportatore, il quale però non poté essere condannato perché fece una strana morte. Ha fatto la morte, cari amici, se volete avere informazioni più dettagliate, di quel tassinaro che denunciò Pietro Valpreda per la bomba di Piazza Fontana. Quel tassinaro aveva preso Pietro Valpreda e l'aveva portato a Piazza Fontana, quindi lui sapeva perfettamente, cioè l'ha riconosciuto, capito, quando c'è stato da... Dedicato questo tassinaro è morto perché gli è caduto uno scaldabagno mentre faceva il bagno. Stessa morte che ha fatto l'autotrasportatore di tutti i rifiuti, di 20 anni, 25 anni di rifiuti, era a Milano, è caduto lo scaldabagno, è morto anche lui. Il sindaco, il noto sindaco di Riano, invece ha fatto il tempo di morire per tumore poco prima di andare in galera. Potrei raccontare a lungo perché è stata una pratica che io ho seguito per circa 2 anni quando ero consigliere dei Verdi in 20ª circoscrizione, la 20ª circoscrizione, oggi 19esima, no, 15esima, vero? 15esimo municipio, confina col territorio di Riano, ecco per quella ragione. Anche perché poi questo inquinamento non si è fermato lì. Sono morte moltissime pecore e vacche che pascolavano proprio da quelle parti. Al momento mi pare che abbiano chiuso non so quanti pozzi artesiani, però che cosa è rimasto? Poi venne la commissione della commissione ambiente della Camera, insomma successe un mio di Dio di cose. Arrivarono anche i giornalisti, fui intervistato dai giornalisti e la mia intervista fu passata su Rai 3 alle 2 di notte, me lo disse un amico, collega, dice ma come, ti ho visto alle 2 della notte un'intervista che ti hanno fatto a mezzogiorno, sono tutte cose che noi cari amici sappiamo. Quindi la situazione che si è venuta a verificare, dov'è il luogo? Riano. No, quella di questi giorni. A Pomezia, sì, volevo avere... È esattamente la stessa cosa. Gli hanno dato fuoco per non far vedere i rifiuti tossico-nocivi che erano occultati lì, no? Illegalmente messi lì laddove non avrebbero dovuto essere lì e trasportati come al solito, come avrebbero dovuto essere in questo grande deposito per rifiuti tossico-nocivi. L'altra cosa che va aggiunta, e che pochissimi l'hanno detto, è che c'è stata una grandissima moria di pesci, siamo a livello di svariate tonnellate di pesce, parte del quale si è riversata nel lago di Sabaudia, quindi chi la poteva vedere l'ha vista, ma non l'hanno detto. Terza cosa, alcune persone che in quei giorni lì, subito susseguenti all'incendio, si trovavano in mare, hanno detto che mettendo l'acqua in mare si sentivano bruciare completamente le mani, quindi immaginate che razza di roba c'è là dentro. Lo dico semplicemente per documentare, non che in Italia ci siano dei criminali, ma che i criminali sono quelli che dovrebbero controllare nell'interesse della popolazione queste cose, compreso i media. Per cui quando fra 10 anni si comincerà di brutto a morire di tumore, la colpa non è di nessuno. Adesso va tutto bene, fra una decina d'anni
noi presumibilmente saremo morti per ragioni naturali, ma quegli altri moriranno per ragioni innaturali, ricordando anche che i venti sono bravissimi a trasportare certe sostanze. È chiaro? Ecco, così stanno le cose. Invece di carcerarli tutti, a cominciare dagli enti pubblici, che hanno tollerato ben sapendo cosa si stava succedendo, come l'altra volta lo stesso, lì del tutto casualmente nel caso di Piana Perina, un magistrato scoprì del tutto casualmente un centinaio, circa 200 bidoni nascosti ad Anzio, in un locale nascosto. A proposito, il procuratore della Repubblica di Catania, Zuccaro mi pare che si chiama, sì, ha detto che era un'ipotesi di indagine. Ah, ecco. Quella che aveva, sì, preannunciato. Peccato che c'è tutta la documentazione su internet, sui giornali, dappertutto. La documentazione ormai, anche su Panorama c'è. Ormai si sa tutto. Però lui ha detto che non la fa. Era una intenzione di indagine che però non farà. Certamente. Probabilmente gli hanno detto, vedi che c'hai figli, moglie e figli a carico, gli hanno detto. Sicuramente, no? Telefonatina, E va bene, ce lo ricorderemo. Qui c'è un articolo scritto dal nostro avvocato Cerchiara, inefficienza della pubblica amministrazione. Nel rappresentare la sussistenza dell'inefficienza della pubblica amministrazione, il procuratore della Corte dei Conti, il giorno dell'inaugurazione del presente anno giudiziario, ha dichiarato che la sfilza infinita di illeciti dell'attività della pubblica amministrazione sono definibili come colossali imbrogli al patrimonio pubblico. E se lo dice lui, quindi no, cari amici, ci volete denunciare perché noi diciamo queste cose, denunciate prima. Il procuratore generale. Perfetto, ecco. E per concludere, questa volta invece l'ambiente ci richiama l'attenzione di queste importanti situazioni mitiche, questa volta dobbiamo ritornare alla bellissima intervista che abbiamo fatto alla Chimera. Aspetta, chiudiamo. No, qui. No, chiudiamo.